Voglio innanzitutto ringraziare i compagni e le compagne di Roma e del Lazio per lo sforzo che hanno messo in campo oggi per organizzare il mercoledì in un orario che non è forse tra i migliori possibili. Una bella cosa come questa, il teatro si va rapidamente riempiendo. Per la verità ce l'aspettavamo, avevamo detto a tutti venite presto che sennò rischiate di rimanere fuori. Iniziamo perché quello di stasera per noi è un inizio, no? L'inizio di una campagna elettorale importante nella quale crediamo molto, per la quale abbiamo investito molto, molto di noi stessi, di noi e di tanti e tante altre. Lo abbiamo fatto innanzitutto facendo una scelta qualche tempo fa ormai al congresso nazionale, scegliendo di provare a costruire in Italia e in Europa una prospettiva capace di dare una risposta a una domanda sbagliata, alla domanda sbagliata che sembra ci venga proposta in questi giorni dalla grande comunicazione come l'unica opzione possibile, non l'avete visto? In questi giorni quello che ci raccontano è che ci sono solo due opzioni, che c'è un unico bivio possibile il prossimo 25 maggio, quello tra le forze della destra populista, tra le forze che pensano che l'Europa sia il nemico da combattere, da distruggere, da disgregare, e dall'altra parte che l'unica risposta, l'unico argine a questa offensiva sia quella delle forze che pensano che sì, forse l'Europa va un po' aggiustata, ma nella sostanza va bene così, e che al massimo gli aggiustamenti possono ridursi a un make-up di superficie. Sono quegli stessi che in questi giorni hanno dato vita a una gara un po' paradossale, anche qui è curioso, li ascoltiamo tutti, lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio qualche giorno fa a Torino, raccontarci che bisogna cambiare l'Europa. Eppure è curioso come questi signori non ci dicano mai una parola su come e perché questa Europa che è così e si è formata così negli anni in cui loro hanno governato questa Europa e i paesi che la costituivano. Sono gli stessi che con maggioranze larghissime, per esempio qui in Italia, pensate al governo Monti, hanno scelto di votare, ratificare il fiscal compact, il pareggio di bilancio, cioè hanno scelto quell'Europa le cui politiche sono innanzitutto il brodo di cultura delle destre reazionarie e populiste che oggi si candidano a combattere. Ecco, noi abbiamo scelto di fare questa avventura insieme a tanti e tante altre, rispondendo a un appello firmato da Barbara Spinelli, che stasera è qui con noi, con il cliente, un minuto per cui ricordo meglio di me la vita questa serata. Un appello che diceva proviamo a fare una cosa nuova, a costruire una grande lista che ci abbia in testa intanto una proposta nuova, l'idea che a quella offensiva si risponde scegliendo una terza strada, chiamiamola così, non una terza via, che a memoria sono proprio bellissime, e cioè quella di chi chiede più Europa, non meno Europa, ma un'altra Europa, appunto un'Europa diversa. Ecco, noi vogliamo lavorare a questa prospettiva, intanto un piccolo passo lo abbiamo fatto, vero, perché in pochi, forse anche tra noi, avrebbero scommesso sulla capacità di raccogliere in così poco tempo così tante firme, invece ce l'abbiamo fatta, e io penso che questo è già un bel risultato, un risultato che dice di una possibilità. Oggi questa possibilità va consolidata dando forza al carattere innovativo di questa lista, alla sua idea di fondo, all'idea di una iniziativa capace di allargare, di rompere ogni recinto di minorità, di aggredire il voto indeciso che sta in altri territori, di spiazzare, di dire che vuole vincere perché la sua vittoria è la vittoria che può cambiare le politiche di questa Europa che non funziona. Ecco, io ho finito, chiamando sul palco Barbara Spinelli, Nichi Vendola e naturalmente Luca Telese che li intervisterà, dico noi dobbiamo farcela a giocare a vincere questa partita, perché la verità è che noi siamo l'altra Europa e tutto il resto è troica. E darci questo ordine di procedura, se siete d'accordo farei prima un po' di domande proprio perché io voglio capire, immagino molti di voi, e poi vi lascerei il tempo per due interventi più lunghi, quelli conclusivi. E per chi non lo sapesse dobbiamo lasciare la sala per le 7:45, quindi abbiamo tempo per sviscerare tutti i nodi. Vorrei cominciare però un po' provocatoriamente, perché io sono molto preoccupato per questa lista, e ve lo voglio raccontare con un aneddoto. Ho incontrato una persona che è candidata, anzi una delle più importanti persone candidate per strada,
E io ovviamente, siccome non ho ancora ben capito tutte le alchimie, insomma, aspetti la botta di adrenalina che ti arriva di stare sul campo. Appena questa persona che conosco bene, stimo e fra l'altro è anche molto appassionata, mi ha incontrato, mi ha detto: senti, ma secondo te come vanno questi della lista Tsipras? Io sono rimasto un po' stupito perché questo interrogativo da una persona che è candidata mi dà l'idea che ci sia un problema che è ben rappresentato da questa frase, cioè chi sono quelli della lista Tsipras? Come sommano le loro anime, anzi Nicky credo che tempi fa usava una parola stupenda, le preesistenze, che sembrano un po' The Others, sembrano un po' quei film dell'orrore con ambientazione vittoriana. Allora, se la lista Tsipras vuole essere e vuole vincere, prima di tutto credo che dovrebbe correggere questo problema di comunicazione. Cioè ancora non è arrivato chiaro il posizionamento di chi è la lista, di come risolve il problema di tutta la complicata genesi che l'ha portata a essere in campo, e soprattutto è una lista che è molto un ideogramma. Cioè noi abbiamo fatto una scommessa ardita indicando il nome di un leader greco che è noto, ovviamente amato da chiunque lo conosce, però è noto a chi legge i giornali. Cioè quindi per non fare presuntuoso, vi siete posti il problema che non c'è la parola sinistra, cosa che io trovo dolente. C'è scritto l'altra, che è una definizione per contrario, e c'è un punto di identità che è il nome di un leader che le grandi masse popolari, che solitamente i partiti dicevano di voler ingaggiare, non conoscono. Io questo comincerei con Ventura, che è un po' la più rognosa, quindi con Barbara non vorrei. Io avevo detto che Telefe era un problema. È sbagliato. Credo... Fai come Renzi che si intervista da solo, che viene anche bene. Sono sempre convinto che anche in una campagna elettorale il ragionamento non debba essere soppiantato dalle necessità propagandistiche, perché tutti noi abbiamo bisogno di porci problemi, di fare una ricerca collettiva, di metterci in discussione. Per noi che siamo, diciamo, reduci da una vicenda traumatica come quella che ci ha visto partecipare attivamente alla speranza di un cambiamento, di una chiusura della stagione berlusconiana che ci aveva spinto nel progetto d'Italia bene comune a costruire un equilibrio e anche un compromesso che rappresentasse comunque l'uscita a sinistra dal ventennio della restaurazione, del regresso culturale, e invece ci siamo ritrovati fuori da qualunque prospettiva, diciamo, di condivisione di un assetto di governo, noi di Sinistra Ecologia e Libertà, all'opposizione con il Partito Democratico, catturato dentro quella spirale trasformistica per cui nel nome dell'emergenza, nel nome della responsabilità, nel nome di tanti nomi ambigui, opachi, ha dato vita al governo delle larghe intese con Berlusconi. E abbiamo assistito progressivamente a un fatto che è molto più importante della vicenda di Silvio Berlusconi e del suo partito. Abbiamo assistito alla capacità di una destra in crisi, in disfacimento, di lasciare però sul palcoscenico pubblico intatto il registro della propria egemonia culturale sul centro-sinistra. Perché vedete, se quello che ci propone il governo Renzi sul mercato del lavoro l'aveste proposto Sacconi, noi staremmo di fronte a uno sciopero generale nel paese, staremmo di fronte a una reazione molto forte. Tuttavia noi non possiamo essere sempre quelli esperti, non come a sinistra, esperti dell'autocritica degli altri. Noi dobbiamo guardare in faccia noi stessi,
le nostre miserie, i nostri problemi. Non siamo come Ciriza, non siamo come quella storia che per tanti versi era simile a quella italiana, di una sinistra litigiosa in cui l'elemento dell'identità ideologica è prevalente su qualunque altro elemento. Però in Grecia l'asprezza della crisi ha imposto a quei gruppi dirigenti di fare un percorso di ricostruzione dell'agire politico, dell'agire collettivo, a partire, diciamo, non soltanto da una predicazione propagandistica, proprio da un modo differente di stare dentro la società, che è il tema che abbiamo tutti noi da affrontare. Lo dico così: noi abbiamo sulle spalle non solo l'immaturità del riformismo, ma anche la senescenza precoce del radicalismo. Noi scontiamo i limiti drammatici di tutte le culture politiche, di quelle due sinistre che nella loro contesa ci hanno alla fine lasciato un cumulo di macerie. Ma da qualche parte bisogna ricominciare. E secondo me, secondo il mio partito, che ne ha discusso animatamente nel congresso, si può e si deve ricominciare da un discorso di verità sull'Europa, perché io penso che la rifondazione della sinistra e la rifondazione dell'Europa sono lo stesso discorso, e credo che se noi non siamo in grado di liberarci dall'ipocrisia di chi fa la critica all'Europa dell'austerity in termini morali, avendo condiviso tutte le scelte politiche dell'austerity, se non usciamo da questo incantamento, da questo sortilegio, e non diciamo che c'è una responsabilità del socialismo europeo nell'aver accettato la rivoluzione liberista pensando di poterla temperare e governare, e nell'aver accettato le ricette e gli imponimenti della troica, cioè di una tecnocrazia finanziaria che ha progressivamente esautorato la politica delle proprie competenze, che ha spostato la decisione il più lontano possibile dall'agorà democratica, che ha persino pensato che ci potrà essere un'Europa senza la Grecia, cioè senza il luogo fondativo nell'immaginario di questo nostro continente. Allora, è vero Luca, è tutto difficile, perché noi siamo figli di questa sconfitta. I nostri amici che ci hanno esortato, a cominciare da Barbara, a fare questa avventura, sono diciamo la coscienza critica più libera di questo paese. Guardate, sono stati uomini e donne liberi, con pensieri critici, in anni di conformismo e di regime. Per questo io sono molto onorato di stare sullo stesso palco con Barbara Spinelli. E ci hanno esortato ad andare oltre, diciamo, quella che Gramsci avrebbe chiamato la boria di partito. Certo, è un rischio, è un azzardo dire un nome greco, Alexis Tsipras, però in quell'azzardo c'è anche un elemento di fascino su cui dobbiamo fare un investimento. Del resto credo che non avessimo un'alternativa reale se non provare a rimettere le bandiere della sinistra non dentro un mausoleo o una campana di vetro. Per cui uno può dire anche la parola sinistra dalla mattina alla sera per saziarsi e contentarsi. Il problema è che la parola sinistra talvolta rischia di non significare più nulla se non ritorna a significare che il lavoro non può regredire alla dimensione di merce, che i diritti non si possono spezzare ma devono essere interi ed uguali per tutti, e che l'Europa c'è se c'è il welfare e se c'è una vocazione di pace, altrimenti l'Europa non c'è. Diciamo così, tre professori che vanno per la maggiore, sono più popolari delle star, infuriano sui social network, poi c'è anche qualche predicatore, però dico, parliamo di loro, voglio dire a Barbara, e mi ha colpito molto che se uno avesse sentito, non so se tu sarai d'accordo, i primi 15 minuti di Borghi, avrebbe pensato che
al suo confronto, che ne so, Ferrero fosse una mammoletta leviana per quanto era anticapitalista, antitroica, antibanche, cioè una retorica fortissima che va in automatico, un lessico violento, aggressivo, immaginifico e anche catartico, che questa posizione un po' culturale, un po' ideologica, un po' politica manovra benissimo. Poi però, quando improvvisamente è interrompito con Furfano, gli ha detto: sì, però voi avete preso la bandiera di un paese fallito e addirittura a noi concorrenziale. Mi ha colpito molto perché in questo secondo passaggio era una cosa che io non avrei mai pensato, per attaccare il povero Furfano, di dirgli che era colpa sua se portava il germe del fallimento, no? E invece questo è immediatamente una lingua di destra. Allora questo vibrione, che però si muove molto bene, ha questo doppio registro, cioè da un lato nella critica distruttiva fa apparire veramente la lingua della Terza Internazionale un merletto, però poi allo stesso tempo ha anche una tenuta egoistica, immediata, ma che vi confondete con i greci, con i partiti che devono licenziare tutti? E secondo me è terribilmente efficace. L'ho sentito forse 2 anni fa, o 3 ormai, no, 2 anni fa nella campagna di Francia, quando Marine Le Pen, che ha inventato forse sotto un altro conio questo mélange, manovrava molto bene le leve dell'egoismo e della lotta contro il potere forte. Allora la domanda è: siccome non credo che sia una lingua minoritaria, non credo che sia una lingua perdente, ma penso che sia un codice che racconta molto bene la febbre di questo tempo, la scelta fra la rabbia e le istituzioni, in mezzo non c'è niente, volevo chiederti se questi primi giorni di campagna elettorale ti hanno regalato l'idea che si possa costruire anche culturalmente una dimensione diversa, per non finire a essere gli ultimi del partito della rabbia, magari con qualche moderazione, magari con qualche buona educazione, ma senza riuscire a fare presa. Tutta l'idea della lista Tsipras è nata proprio dalla scoperta di come la rabbia poteva tradursi in azione collettiva, di come la critica dell'Europa poteva farla rinascere, di come la parola scetticismo poteva essere resa di nuovo nobile, perché lo scetticismo è una delle filosofie più nobili nate tra l'altro in Grecia. E quindi trasformare questa rabbia e questa critica in azione positiva. E quello che ci siamo detti, inizialmente in un piccolo gruppo di persone, è che è molto vasta in tutta l'Europa e anche in Italia, e soprattutto forse in Italia per il fatto che non esiste più una sinistra ufficiale. E tutta Europa e soprattutto in Italia questa critica che si era espressa in tanti movimenti di base come il Comitato dell'Acqua eccetera poteva diventare un'occasione per ricostruire l'Europa. Ci siamo accorti che la gran parte degli italiani, lo vediamo praticamente di continuo nei telegiornali, nei sondaggi, gli italiani sono sempre più critici dell'Europa, ma resta una maggioranza che non vuole uscire dall'euro, che sa benissimo che l'euro è stato gestito male, ma ne abbiamo bisogno. E a questo elettorato noi ci rivolgiamo, e questo elettorato non è un elettorato solo di sinistra, è prevalentemente di sinistra, ma non è solo di sinistra, perché i critici dell'Europa sono un po' dappertutto, sono in realtà maggioritari. L'idea della lista non è un'idea minoritaria, è un'idea maggioritaria, anche se avremo magari non il 51%, ma l'ambizione è quella,
e di avere tutti i critici che però vogliono ricostruire l'Europa e farne una vera unione. Che l'Europa che abbiamo oggi non è un'unione, io mi rifiuto di chiamarla unione, è una disunione. Per questo la Grecia, è vero, Tsipras, il nome Siriza, pochissimi lo conoscono, tranne insomma, quelli che hanno scoperto e che sostengono questa lista. Ma il nome Grecia, parte la cultura greca, il nome Grecia nella storia europea degli ultimi 10 anni, tutti sanno cosa sia. Tutti sanno che è il paese che è stato usato come una cavia per vedere se il cavallo sopravviveva alla cura del cavallo e come e con quante vittime. Questo secondo me la maggioranza degli italiani lo sa, e sa che lì è stato fatto un esperimento molto freddo, molto crudele. Si voleva vedere se era possibile una politica dell'austerità talmente forte che scardinava completamente l'economia e la vita quotidiana dei greci, ed è stata scardinata al punto che non funzionano più gli ospedali, che sono state chiuse le università, che è stato chiuso il servizio pubblico della televisione. C'è un articolo che vi consiglio di andare a vedere su internet, della rivista Lancet, che è una delle principali riviste scientifiche mondiali, in cui si racconta gli effetti sanitari di questa politica dell'austerità in Grecia. La mortalità infantile è aumentata in questi anni del 45%. Non è una cosa da niente, è veramente una guerra. E allora stare con la Grecia e studiare come con questa esperienza è tuttavia nata una sinistra molto forte, il metodo con cui vari gruppetti di sinistra si sono uniti fino a diventare la prima forza del paese e sotto la guida di Tsipras, tutto questo è molto interessante per noi, perché il partito che ha costruito ha avuto vari nomi, ma insomma oggi si chiama Syriza, il partito di Tsipras, aveva il 2 o il 3% fino a pochi anni fa, oggi è vicino al 40%, quindi la Grecia ci insegna molte cose, non è un paese vinto, è un paese che reagisce con una forza straordinaria, per noi molto interessante. La sinistra è di nuovo là. E questa sinistra, Tsipras, sta facendo una critica forte delle istituzioni europee con l'idea di ricostruire l'Europa, non di fuggirne, e sta facendo una critica forte a quello che è successo nella sinistra europea dagli anni 90. Lo ripete in varie conferenze Tsipras, la sinistra, la più famosa terza via, era in realtà un modo per trasformare la sinistra in una seconda destra. E noi abbiamo in Italia, lo vediamo, cioè io personalmente quando vedo alla televisione i ministri che abbiamo, i candidati del PD per le europee, il presidente del Consiglio. Le candidate o i candidati? Due candidati. Il discorso è lo stesso. Il discorso è sempre lo stesso. Ed è un discorso
c'è una assolutamente niente di diverso dal discorso che fa il Partito Popolare, anzi per certi versi il Partito Popolare la parte tedesca e una certa parte del Partito Popolare tedesca è più europeista del PD, quello governato da Renzi, ma sono molto impressionata perché non c'è assolutamente più una traccia di quello che era il progetto di sinistra. C'è un discorso sulla governabilità. Quando parlano di legge elettorale parlano di governabilità, non ho mai sentito la parola rappresentatività detta da candidati, candidate, non importa, donne, uomini, non importa, dicono sempre tutti la stessa cosa. L'educazione di Barbara, che è lo specchio dell'alleato, l'alleato che non c'è, come una specie, come le ex fidanzate che meglio non citarle, però c'è. E io di fronte a Curzio Maltese, che amichevolmente mi ha detto: ma perché i media parlano solo di Grillo? È molto semplice, Grillo fa l'agenda della politica oggi, la fa con contenuti che ovviamente si possono condividere, penso in questa sala se uno è qui al 90% non condivide nulla, ma lo fa con la feroce determinazione di dire: io prendo l'agenda e me ne frego di tutto. Quindi Grillo apre un varco comunicativo, dentro ci mette dei contenuti, questi contenuti arrivano a chiunque sia sul territorio nazionale. Allora la domanda che ti voglio fare è: ma voi volete fare lo stesso? Cioè non usare gli stessi contenuti, ma volete prendere lo spazio nell'agenda, gestire un calendario, pagare dei prezzi? Cioè, perché se no l'impressione è che questa posizione politica sia una nobile, come dire, un lasciar preferire, no, preferire di no, non voglio né quello né quell'altro, però non ho la forza e l'autonomia per dire: mi prendo lo spazio. Faccio solo un esempio banale, io lavoro con le immagini, la comunicazione lavora con le immagini, lezione delle parole, traduco le immagini. Se esistono ore di trasmissione che ci dicono che il Movimento 5 Stelle fa una resistenza feroce alla legge elettorale, e poi la comunicazione ti dice che chi sta resistendo alla legge elettorale è il Movimento 5 Stelle, non c'è altro. Se l'Italicum è un super porcellum che costruisce da un capo all'altro l'Italia, meglio del porcellum che era asimmetrico, non potevi proprio avere tutto, un'unica lista bloccata di nominati, se non c'è qualcuno che lo dice così e dice pure: fate schifo se fate una legge così, la posizione non esiste. Quindi il mio problema, non nel rispondere a Curzio Maltese, ma nel fare questa domanda, è che la posizione di Sergio, in questo caso, e anche di Tsipras, non è molto chiara. Cioè, nel senso che non arriva molto chiaramente l'idea che con questa ex fidanzata, se decide di far passare una legge che è peggio di quella che c'era prima, non è che puoi dire: sì, hai fatto questa cosa che non mi piace, però continua il nostro dialogo. Quindi volevo chiederti questo. Sempre molto grato. E approfitto. Poi delle slide. E approfitto per salutare con affetto un altro illustre candidato all'Europea per la lista di Tsipras, oltre a Marco Furfaro, che è proprio il nostro Curzio Maltese. Perché sullo sfondo noi non possiamo mai dimenticare che c'è il destino dell'Europa e che le analogie su cui Barbara Spinelli ha scritto in maniera, diciamo, costante in questi anni con altre epoche in cui l'Europa è saltata per aria, sono analogie inquietanti. Il fatto che noi abbiamo oggi, come risultato delle elezioni
una presenza di partiti fascisti, nazisti, xenofobi, antisemiti in diverse parti non marginali dell'Europa. È un punto che ci deve indurre a una riflessione molto seria. Credo che occorra veramente prendere fiato e tornare a riflettere su che cosa è accaduto a cavallo tra le due guerre o nel cuore dell'unica grande, lunga guerra civile europea, che cosa è accaduto in Italia, diciamo, perché la fine della prima guerra mondiale precipita in quel fenomeno che chiamammo diciannovismo e che fu l'anticamera, il rodaggio della predicazione populista che fece del fascismo non il frutto di un corpo di Stato ma una invocazione di popolo, un regime, come scrisse Togliatti, reazionario di massa. O tornare a riflettere sulla deflazione nella Repubblica di Weimar e su come questa perdita di prospettiva di futuro per un paese che era uscito, diciamo, con qualche difficoltà e con le ossa rotte e sulla cui ricostruzione le potenze europee non avevano saputo fare un discorso lungimirante. E questa è la spiegazione del fatto che un personaggio forse da burletta, guardate che tante volte la storia ci presenta dei prototipi di guitti, di improvvisatori, di acrobati della parola. Beh, quel personaggio passò da una birreria alla cancelleria e segnò, nella maniera che sappiamo, la storia più tragica del mondo. Beh, ma voi sapete che proprio riflettendo su quello che stava accadendo, su questo immenso mattatoio che era diventato l'Europa, che sono nati pensieri più lungimiranti relativi alla necessità di pensare, di sognare gli Stati Uniti d'Europa, un'Europa federale, un'Europa che si liberasse dai nazionalismi e da tutto il corredo di veleni culturali che accompagnano questi nazionalismi. Lo dico perché anche nella polemica che è legittima che noi dobbiamo fare con le forze del socialismo europeo, io sono membro indipendente del gruppo socialista nelle istituzioni che frequento, che sono le istituzioni che mettono insieme le regioni e i comuni d'Europa, è l'unico gruppo che c'è a sinistra, sono membro indipendente. So bene che sono un interlocutore indispensabile, perché il problema non è uscire bene dalla sconfitta, il problema è evitare la sconfitta puntando anche la propria scommessa sul fatto che anche le forze della sinistra moderata nel vecchio continente devono un po' nascondersi rispetto alla loro complicità nei confronti delle politiche dell'austerity, perché vuol dire che le politiche dell'austerity hanno veramente scorticato vivo questo continente. E allora anche loro hanno il problema. E Martin Schulz dice e scrive cose molto critiche nei confronti dell'Europa dell'austerity. Il punto nostro, il punto di differenza è che le politiche, l'ho detto all'inizio, le politiche dell'austerity non sono un fatto di costume su cui esercitare una critica estetica. Le politiche dell'austerity sono politiche, passano per scelte politiche gravissime, come sono quelle per cui si scrive in Costituzione la norma del pareggio di bilancio, che, come ha detto qualche intellettuale, è come provare a mettere fuori legge per Costituzione il keynesismo,
quella che è stata la più robusta risposta alla crisi economica degli anni 20 in diverse parti del mondo. Non so se mi spiego. Allora, ecco, noi dobbiamo avere un rapporto di franchezza. Sappiamo che il PASOK si sta spegnendo in Grecia e che il grosso delle forze intellettuali e politiche del socialismo greco oggi sono transitate in Siriza. E sappiamo che Alexis Tsipras non si considera il nemico di Martin Schulz, si considera ed è il vero e legittimo, nel senso di coerente, nemico delle politiche dell'austerity. Per quello noi stiamo con Alexis Tsipras, perché non fa una critica di convenienza, non fa una critica, insomma, pone il tema del cambiamento. E se permettete, il cambiamento in Europa ha ingredienti di cui noi siamo protagonisti, almeno con il nostro vocabolario. Oggi Barbara ha scritto su Repubblica un articolo che io considero, come tanti dei suoi articoli, degno di essere ritagliato e conservato. Ha parlato di una grande, diciamo, scomparsa nel vecchio continente, del dibattito sulla crisi ambientale, del dibattito che a un certo punto è stato in diverse epoche un dibattito che ha condizionato persino l'opinione pubblica più larga, fondato sul tema razionale della paura delle conseguenze della mutazione climatica. E in qualche maniera il nuovo di cui taluni parlano a sproposito per l'Europa e per l'Italia è un nuovo, per esempio, che usa gli argomenti autentici del mondo nuovo in maniera superficiale ed estetizzante. Lo fa con la questione di genere, perché francamente che sia donna o maschio Emma Marcegaglia, a me, devo dire la verità, non interessa moltissimo, perché Emma Marcegaglia incarna un clamoroso conflitto di interessi. E io penso, come Federica Guidi, penso che non c'è cambiamento dopo 20 anni di berlusconismo in un paese che non è capace di superare strutturalmente la cancrena del conflitto di interessi. Se non si fa questo, non c'è cambiamento. Tutto questo, Luca, non mi serve per sfuggire ai problemi che tu poni, che sono problemi legati alla ricerca, al cammino che dobbiamo compiere, all'energia che ci dobbiamo mettere, ma c'è un punto. Noi siamo debitori a noi stessi di una riflessione più matura sulle ragioni della sconfitta, non di quella elettorale, della sconfitta politico-culturale che riguarda un intero ciclo della storia italiana. Noi siamo debitori di un approfondimento, di un'analisi, perché non ci siamo detti fino in fondo le ragioni per cui quello che dobbiamo guardare non è semplicemente la geografia elettorale del paese, ma è la mutazione antropologica che si è determinata nel corso di questo ventennio, che è una mutazione antropologica che ha cambiato anche tutto il terreno della lotta politica, che ha cambiato i protagonisti. Certo che il Partito Democratico è un alleato, quando è un alleato, diciamo che ci pone molti problemi, appunto le cose di questi giorni, le nomine nelle aziende di Stato sono, diciamo, evocative di un'operazione di grandissima furbizia mediatica all'insegna di questa gigantesca e crescente bolla mediatica che Renzi sta costruendo sulla sua azione di governo, e sono un'operazione di turnover all'interno della stessa famiglia del capitalismo italiano, cioè cambiare tutto affinché non cambi niente. Ma a me, diciamo, che cosa interessa se io vedo il combinato disposto, scusate se torno, di Emma Marcegaglia Alleni e del fatto che vogliono modificare il titolo quinto perché si vogliono riprendere le competenze su alcune materie come l'energia, io capisco che se mi tolgono qualunque fiato sulle questioni energetiche e
c'è la Marcegaglia Alleni, capisco che alle isole Tremiti o nel mare Adriatico dovrò prepararmi a vedere le trivelle che cercano quel tesoro che invece è il mare, la costa più piena, e il tesoro che nei ecosistemi che avrebbero preservati, tutelati e difesi. Ma ecco qual è il punto. La politica, Luca, che cos'è? È la registrazione notarile delle cose che sono, o è l'azione incalzante per modificare i rapporti di forza? A un certo punto della storia nostra è accaduto un fatto talmente importante che per alcuni poteri internazionali e nazionali, talmente grave da mettere in campo qualunque azione perché quel fatto non avesse conseguenze. È il fatto più importante dell'ultimo decennio ed è il referendum, quello contro le privatizzazioni, la privatizzazione del territorio attraverso il ritorno alle centrali atomiche con tutti i profili di militarizzazione che prospettavano, la privatizzazione della giustizia attraverso il meccanismo reiterato delle leggi ad personam e la privatizzazione della vita attraverso la privatizzazione dell'acqua, il cui diritto è parte integrante del diritto alla vita. Quando su una piattaforma che per la prima volta colpiva nel cuore l'egemonia berlusconiana, il berlusconismo è questo, è l'idea che il privato ha in sé la forza e la legittimazione di esprimere la sovranità e che il pubblico è soltanto, diciamo, perdita di tempo, elefantiasi burocratica e quindi va eliminato. Quel referendum, mal sopportato dal Partito Democratico, ha portato alla più incredibile mobilitazione spontanea di tutta la società italiana, società civile, la tanto ricercata e agognata società civile, il mondo cattolico, il tanto ricercato e agognato, magari soltanto nella curia di Oltretevere, del mondo cattolico. Tutte le parrocchie italiane si sono mobilitate e abbiamo avuto 27 milioni di persone che erano il blocco sociale maggioritario dell'alternativa. L'hanno impedita l'alternativa. Questo è il punto. E hanno messo in campo invece una uscita dal berlusconismo che non mettesse minimamente in discussione l'egemonia tecnocratico-finanziaria del paradigma liberista anche nel nostro paese. E Renzi, da questo punto di vista, è stato la più efficiente, la più effervescente incarnazione di questa uscita, non a destra, ma sicuramente non a sinistra. Come dice Tony Blair, è interessante Renzi, dice lui, perché il mio erede, perché finalmente si pone a capo di un grande centro che ci libera dall'antica dialettica tra destra e sinistra e ci propone finalmente la dialettica tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Naturalmente chi decide ciò che è giusto e ciò che è ingiusto? Il giudice unico e totalitario nel mondo di oggi è il sistema d'impresa. Ciò che è vecchio e ciò che è nuovo. E che cosa è vecchio? È vecchio il repertorio della rivoluzione francese, è vecchia l'eguaglianza, è vecchia la fraternità e per qualche apologeta del turbo capitalismo anche la libertà talvolta, quando è un po' eccessiva, è vecchia. Questa è la dialettica in cui noi siamo stati trascinati, diciamo così, da questa fuoriuscita dal berlusconismo che però ne eredita alcune componenti stilistiche e di contenuto. Tutto questo non ci può però far smarrire un elemento di considerazione razionale. C'è tanta Italia che guarda con speranza Renzi, che ha il batticuore per Renzi, perché naturalmente ha l'immagine di un paese in cui l'impaludamento del ceto politico è strettamente connesso alle condizioni di disagio delle giovani generazioni del ceto medio. E quindi Renzi intanto sta movimentando la scena. Ora, io penso che quella bolla mediatica prima o poi esploderà, perché vedete,
Quindi ci pigliano per i fondelli, ragionando della spesa, del contenimento della spesa, perché ci pigliano veramente per i fondelli, laddove il punto del nostro paese per cercare anche le risorse per fare tutte le cose necessarie è un punto di ricostruzione di un modello di giustizia sociale, di un modello di giustizia ambientale, di un modello di sviluppo che possa essere quel welfare ambientale che dà lavoro a una giovane generazione, immaginando di impiegarla in un piano straordinario, per esempio legato al riassetto idrogeologico del territorio, alla cura della costa che sta letteralmente morendo, alla cura della montagna e del fiume, al disinquinamento, alle bonifiche, alla riappropriazione della bellezza, che non può essere un tema, diciamo così, lasciato ai filosofi e ai poeti, ma è un tema della politica, della qualità della vita, della rigenerazione urbana. Questo è il punto. Caro Lombardo, è difficile perché siamo gente che certo, diciamo, combatte tra due populismi, il populismo dall'alto di Matteo Renzi e il populismo dal basso di Beppe Grillo. Il populismo ha un vantaggio comunicativo straordinario. Ci dice che il mondo è facile, la storia è facile, la natura è facile, la democrazia è facile. Presentare la complessità della realtà significa essere degli imbroglioni, secondo Grillo. Per cui la proposta di cambiamento è facile se il nemico da combattere è facile, appunto. Basta l'esorcista, basta una bestemmia salvifica, basta una formula magica, appunto, lo stupidario che accompagna anche tante cose sensate, intelligenti, sacrosante, è impregnato di questa diffidenza che, diciamo così, ha a che fare con il primitivismo, purtroppo non solo dei ceti sociali più esposti e più marginali, quel plebeismo piccolo borghese che è tornato nella lingua di regime per un ventennio, il pregiudizio nei confronti della cultura, ha effetti su tutti noi, nelle nostre case, perché pensiamo appunto che tutto è frutto di un inganno e che basta svelare l'inganno per trovarci dentro un mondo nuovo. E poi sapete che i populisti, diciamo così, hanno delle verità apolittiche che è difficile da smontare, e sono gli interlocutori che non ti danno fiato perché negano la legittimità morale della tua parola, e questo è anche molto triste, perché vedete, io posso avere interlocutori che critico, voglio interlocutori che mi criticano, ma quando si pensa che il punto di vista degli altri è in sé l'espressione di una putrefazione morale, beh, lì siamo nell'anticamera del fondamentalismo, e il fondamentalismo non ci porta da nessuna parte, porterà i voti. Ma noi purtroppo che dobbiamo fare se non provare a costruire un, come posso dire, un programma alternativo fondato sulla verità, fondato sulla razionalità, e dicendo alle persone: voi non vi salverete se accetterete di seguire gli incantatori di serpenti, quelli che di volta in volta vi dicono che il nemico è l'euro, che il nemico è l'ebreo, che il nemico è non lo so che cosa, perché poi quando si passa dalla critica alle tecnocrazie finanziarie, ai sottintesi sulla lobby ebraica, insomma, credo che rischiamo moltissimo. Noi dobbiamo continuare a lottare con la ragione, oltre che con il cuore, e dobbiamo sapere che ci dobbiamo fare carico di tutte le nostre difficoltà. Abbiamo messo insieme le nostre forze, e erano forze che tra di loro non comunicavano più da tanto tempo. Abbiamo soprattutto tanta gente sparpagliata che diffida di noi. Allora il punto è rendere, diciamo, progressivamente credibile l'idea che l'Europa può cambiare, non dentro l'ambiguità che ci propone il Partito Democratico e il Partito del Socialismo Europeo, ma dentro uno stimolo, un pungolo, un punto di svolta che può essere rappresentato, perché si può, perché in Grecia è accaduto, perché noi ce la possiamo fare, attraverso un discorso di verità e di speranza. Attenti,
i populisti vendono facile speranza e provocano altrettanto facile disperazione. I populisti hanno sempre come propria scena sociale i forconi. Noi dobbiamo sapere che i forconi nella storia, e finisco, li abbiamo già conosciuti, cara Barbara. Io vengo da una terra che a fine 800 e primi del 900 i forconi ce li aveva. Erano quelli della povera gente delle campagne, quelle plebi rurali che periodicamente davano l'assalto ai municipi, inforcavano i forconi. E i forconi, espressione di un ribellismo disperato e impotente, furono sconfitti da quelli che educarono le plebi rurali a lasciare i forconi e a innalzare delle bandiere e a costruire un percorso di incivilimento e di cultura. Portavano i nostri avi i libri e i giornali nelle campagne, perché l'alfabetizzazione era un pezzo fondamentale della battaglia per il cambiamento. Tutto questo è il contrario del populismo, ma penso che abbiamo da imparare molto dai nostri avi. Perché mi ha molto colpito che usa un aggettivo sessista per definire malamente una imitazione, secondo me molto brillante, che Virginia Raffaele ha fatto del ministro per le riforme Boschi. E mi ha molto colpito che addirittura un parlamentare abbia minacciato interrogazioni parlamentari, abbia evocato la nobiltà del servizio pubblico per un bellissimo pezzo di cabaret in cui si vedeva questo ministro che, non sapendo bene cosa rispondere, veniva sommerso dalla colonna sonora di una nota commedia italiana degli anni 70 e poi faceva delle faccine. Ora lo dico, faccio questa premessa perché sono molto preoccupato, volevo chiedere a Barbara Spinelli cosa ne pensava di quando la Boschi ha usato una parola veramente, vendo la evoca agli anni 30, ma usare la parola professoroni e dicendo che noi non ci facciamo schiacciare da questa terrificante egemonia dei professoroni, che sarebbero quelli che bloccano le riforme. E poi quando vai a guardare dietro questa parola c'è una persona civile e, come dire, senza toga, senza cattedra, se non quella morale, come Stefano Rodotà, un po' ti spaventi. Quindi vorrei poter dire a cuor leggero che se uno prende per i fondelli la Boschi e la dipinge qualche volta come una cretina, e diciamo in alcuni casi quello che lei dice invera questa imitazione. E però fatto questa premessa, non solo perché non è vero che non è stato certo Rodotà, non è stato certo Zagrebeschi in questi anni a fermare il cammino delle riforme, no? Però se riforma è quello che si sta delineando con un misto di improvvisazione e alcune costanti, insomma, delle domande bisogna porsele. Allora iniziamo a ragionare così: le province scompaiono, però poi la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti ci dice che dovrebbero costare di più, non so come, ma non viene eliminato soltanto il livello del TIR. Chi dovrebbe andare a sostituire gli eletti dal popolo? I sindaci, che è una cosa singolare, no? Immaginate il sindaco, non so, di Butrio, che probabilmente, scusate, devo andare a fare il consigliere provinciale. E questo è il primo passaggio, ma nessuno dice nulla. Poi dopo si elimina anche il Senato. C'è stata una campagna alle primarie in cui Renzi diceva: tanto noi cancelliamo il Senato e risparmiamo un miliardo. Forse siamo tutti un po' colpevoli di non esserci posto il dubbio di porre un problema di democrazia con una risposta economicistica. Si risparmia un miliardo, che cosa vuoi difendere il Senato? No. Poi si è scoperto che anche il Senato però non si può cancellare, quindi rimane intatta la struttura dei costi, che sembra che siano dei problemi. E chi va a fare i senatori, visto che viene cancellato anche lì il livello elettivo? I sindaci. Immagino sempre questo sindaco di Budrio che è uscito precipitosamente dal Consiglio Comunale per occuparsi dei problemi della viabilità nella provincia di Barletta, poi dico: scusate, devo prendere il treno, corre al Senato, preme tre pulsanti e fa un giro con le classi per fare delle foto e poi improvvisamente torna a votare il bilancio. Allora, che cosa sta accadendo, Barbara, in questo paese
se non si sente però chiaramente forte anche nella semplificazione più brutale l'idea, ma che è stata fatta? Cioè, è veramente impressionante che è stata vinta una battaglia, oppure te lo chiedo, è stata vinta o non vinta una battaglia egemonico culturale, per cui alla fine, di fronte alla prospettazione di questo sistema istituzionale surreale, da un spettacolo, in cui quello che resta è che c'è un solo livello elettivo importante, che è quello della Camera, che avviene con una legge che ha uno sbarramento incredibile, con una legge di nominati, e questo livello elettivo, l'ultimo sopravvissuto, condiziona una serie di assemblee che vengono svuotate e trasformate in altre assemblee dei nominati. Allora, cosa dobbiamo rispondere alla Boschi e alla sua inventiva contro i professionali, che però sia efficace per dire che questa cosa non va bene? Ma tanto bisognerebbe domandarle che idea si fa della democrazia, se per carità ci dice quello che veramente pensa, cioè, la democrazia può essere centrale, cioè, perché in realtà la Boschi pensa questo, secondo te? Secondo me sì, cioè una democrazia fatta di istituzioni essenzialmente formate da nominati, con un'assemblea elettiva in Parlamento dove in genere si votano leggi sulla base della fiducia, cioè nemmeno il Parlamento può veramente discutere, e anzi se discute un po' troppo c'è la ghigliottina istituzionalizzata. Ma insomma, mi sembra che il ministro Boschi potrebbe essere molto più chiaro e dire semplicemente che, vista l'emergenza, di democrazia ne abbiamo un po' meno bisogno, e anzi forse è un infarto. Secondo me la discussione sarebbe molto più seria, perché così potremmo veramente parlare di cose concrete. Per esempio, Mario Monti, quando era presidente del Consiglio, ha detto fuori Italia, in un'intervista al settimanale Spiegel, che per fortuna a Bruxelles i capi di governo decidevano ignorando spesso il mandato che ricevevano dal Parlamento, perché altrimenti non si riusciva a decidere le cose in Europa. E questo non ha fatto un grande rumore in Italia, ma è una cosa enorme, tant'è vero che i giornali tedeschi si sono indignati dicendo: ma che cosa significa questo? Che allora noi decidiamo un mandato per i vertici europei e i capi di Stato e di Governo non li rispettano, perché i parlamenti sono un intralcio. Quindi in Germania questo ha fatto immediatamente uno scandalo, da noi non è stato nemmeno nominato, perché noi siamo molto abituati ormai a avere delle istituzioni democratiche svuotate. E questo è, ci stiamo talmente abituando che veramente mi pongo il problema che diceva, cui alludeva Porcio Maltese, cui alludevi tu, cioè qual è lo spazio che ha una lista come la nostra, qual è come è possibile avere l'agenda in mano, dominarla, dire qualcosa che conti in una situazione in cui talmente conformista, in cui si dà per scontato che un Presidente del Consiglio giudichi irrilevante e molto troppo invadente il potere del Parlamento. Allora, la cosa che vi dico, adesso probabilmente vado abbastanza controcorrente su questo, ma io starei un po' attenta a usare continuamente in maniera spregiativa la parola populismo. Intanto perché tantissime forze diverse sono accusate di populismo.
siamo in una stranissima situazione in cui abbiamo un governo profondamente populista che accusa qualsiasi tipo di opposizione come populismo. Per cui praticamente siamo tutti populisti. Allora, visto che siamo tutti populisti, quello che ci conviene, quale compromesso dobbiamo fare? Ah, io faccio volentieri un compromesso sulla questione del populismo e vorrei sapere dagli elettori di Grillo in particolare, dagli elettori del PD che non sono d'accordo con la linea Renzi, da tutti gli elettori che vogliono salvare allo stesso tempo la democrazia ma salvare anche l'Europa, vorrei chiedere cosa intendono quando si riferiscono alle esigenze del popolo, perché anch'io sono interessata a quello che vuole il popolo. Quando dico popolo dico i cittadini, e quando dico i cittadini dico i singoli individui che perdono il lavoro, che sono caduti a livello della povertà, che sono talmente precari che non rinunciano a cercare perfino il lavoro. Sapete tutti naturalmente che in tutta l'Europa, diciamo, dei paesi deficitari salgono naturalmente i suicidi. Ecco, quando si accusa il populismo, chi difende queste categorie di persone sofferenti, io mi viene paura, perché il populismo ha significato anche tante volte tagliare le ali estreme, non so se vi ricordate, negli anni 70, negli anni 80 bisogna tagliare le ali estreme, perché sono populiste. Quindi bisogna avere un centro che governi e tutto il resto va tagliato come populista. Ecco, io vorrei con forza occupare lo spazio che sta occupando solo Grillo nell'opposizione, perché c'è solo un'opposizione, e dire quello che è vero, cioè che Grillo è l'espressione di un disagio profondo, reale, e che dobbiamo capire e non dobbiamo mollare subito come il populismo, ma che allo stesso tempo le sue proposte per quanto riguarda l'Europa, visto che stiamo preparando le elezioni europee, le sue proposte sull'Europa sono di una confusione estrema. Non c'è un'idea che duri più di una settimana, non c'è insistenza su battaglie precise, c'è un vago proposito di andare a battere i pugni sul tavolo con la Merkel, cioè di continuare le politiche che sono state fatte fin qui dagli stati più deboli, e se le cose non vanno si fa un referendum sull'euro, che è facile uscire dall'euro. Ecco, tutto questo mi sembra sull'Europa non populista ma profondamente conservatore, cioè complice del conservatorismo di chi difende l'Europa così com'è. E l'Europa così com'è, non crediate che si chiami, che sia Europa, non crediate che sia Unione, è il ritorno all'equilibrio di potenze nazionali che c'era prima che nascesse l'idea dell'Europa, che ha portato a due guerre, è il ritorno ai nazionalismi, agli estremismi nazionali, non all'estremismo pure, al nazionalismo e a forme di xenofobia avanzate. Io personalmente non credo che Grillo sia un antisemita, quindi sono contrario alla battaglia che si sta facendo in questi due giorni su presunto antisemitismo. Allo stesso tempo sono anche
E vorrei dire una cosa su Schulz. È vero che dice cose critiche sull'austerità, hai ragione Michi. È vero anche che Schulz, con tutte queste idee buone contro l'austerità, ha partecipato direttamente al negoziato che c'è stato in Germania sulla coalizione fra democristiani e socialdemocratici, ed è stata fatta in maniera approfondita, è durata mesi credo la trattativa, ed è interessante perché è una trattativa seria di cui noi in Italia non saremmo nemmeno capaci, però il risultato per quanto riguarda l'Europa è che i socialdemocratici, quindi Schulz, hanno rinunciato a tutti i programmi più avanzati europeisti che avevano difeso in campagna, dagli Eurobond, hanno ottenuto il reddito minimo in Germania, che è importantissimo e che noi purtroppo non abbiamo e che difendiamo come lista per tutta l'Europa, però è una cosa che riguarda la Germania. Per quanto riguarda l'Europa, non sono l'Eurobond, c'è il piano Marshall che avevano proposto i sindacati e che i socialdemocratici tedeschi avevano difeso in campagna. Il piano Marshall significa in sostanza che se gli stati sono costretti a fare i conti in maniera più rigorosa, l'Europa in cambio fa una tale politica di ripresa e di grandi investimenti comuni, finanziata in vari modi, con la tassa sulle transazioni finanziarie, con la carbon tax, eccetera, che questo compensa gli sforzi che fanno di rigore che fanno gli stati. Tutte queste idee Schulz le ha in blocco abbandonate nella coalizione, per cui la linea Merkel per quanto riguarda l'Europa è stata vincente. Io fermerei qua. Sì. La prima, a me non mi interessa francamente stabilire se questo libro sia o meno antisemita, e tante cose contemporaneamente. Quello che personalmente considero importante è che al centro della idea civile e democratica dell'Europa c'è la coscienza di che cosa è accaduto nel cuore del Novecento, nel cuore del vecchio continente. E diciamo, la nostra condivisa cultura democratica ha saputo imparare a rispettare le vicende che hanno travolto il popolo ebraico nella Shoah, anche riflettendo in maniera molto seria e approfondita sul tema della indicibilità, addirittura l'indicibilità dell'Ater. Ora, l'operazione che ha fatto Grillo è stata in sé molto squallida, quella di aver usato la fotografia dell'ingresso di Auschwitz e di aver manipolato per ragioni di polemica i versi di Primo Levi. Ma ancora più grave è la reazione che lui ha avuto nei confronti della reazione della comunità ebraica. Perché, vedi Barbara, c'è un principio che riguarda non solo la politica, ma che riguarda, se posso dire così, gli esseri umani, l'umanità, il sentimento dell'umanità. Quando si sbaglia perché si ferisce in maniera così profonda un sentimento così radicato in tanta gente, diciamo che si è non solo dei leader coraggiosi, se si è delle persone che hanno forte il senso della dignità, si chiede scusa, e Grillo non è abituato a chiedere scusa. Certo, ma l'abbiamo detto anche noi, Barbara lo sa bene, la
nostra critica nei confronti delle politiche che hanno generalizzato in diverse parti d'Europa il modello delle larghe intese e che sostanzialmente hanno prefigurato un continente governato dalle larghe intese, è una critica molto forte e molto robusta. Tuttavia, io penso che nella nostra prospettiva, oltre a una buona affermazione delle forze che criticano l'austerity secondo una prospettiva europeista, oltre che la buona affermazione elettorale della lista l'altra Europa per Tsipras, ci debba essere qualcosa di più, perché è chiaro che più avremo voce in capitolo, più riusciremo a svolgere non un ruolo di testimonianza, ma un ruolo politico. Penso che noi vogliamo svolgere un ruolo politico, e il ruolo politico ha a che fare anche con la capacità di condizionamento e, se posso dire, di cambiamento della linea politica delle forze del socialismo europeo. Se noi pensassimo che Martin Schulz e il mondo che egli incarna è perduto ora e sempre a una prospettiva di rifondazione dell'Europa, noi faremmo una battaglia semplicemente per piantare una piccola bandiera. Io non mi rassegno, combattendo nel paese in cui con Renzi abbiamo le difficoltà più grandi, diciamo, proprio di interlocuzione, non mi rassegno a questa idea, e penso che la maturità delle contraddizioni reali, che è la disperazione che ha prodotto la società della precarietà, che è la recessione che ha ingabbiato una intera generazione e che ha distrutto il ceto medio, fondamento, diciamo, delle democrazie moderne, siano condizioni con cui il socialismo europeo dovrà fare i conti. Se ci saremo noi, con forza e vivacità, questi conti li farà prima, e forse prima cambierà la storia dell'Europa. Io mi batto per questo, non mi batto semplicemente per prendere conti, mi batto per cambiare l'Europa, e penso che dobbiamo avere la forza di mobilitare la gente nostra per dire che è alla nostra portata il cambiamento dell'Europa. Poi certo, bisogna stare attenti a individuare, diciamo, le caratteristiche di tutti i soggetti politici. Populisti sono coloro che cantano, che parlano, cantano per conto del popolo, ma manipolando i bisogni del popolo. Il populista è quello che racconta alla povera gente che le radici della povertà di cui quella gente soffre sono legate alla presenza degli stranieri, sono legate al fatto che le donne lavorano, rubano il lavoro agli uomini. Cioè, i populisti raccontano che se fossimo dentro la piccola patria non avremmo, magari la vecchia moneta, non avremmo problemi. I populisti sono coloro che fanno un racconto semplificato e manipolato della realtà. Appunto, noi abbiamo un populismo dal basso, che è quello, badate, che costruisce un meccanismo fideistico che è molto pericoloso, in cui non c'è spazio per il pensiero critico, che è la cosa fondamentale che dobbiamo recuperare. La sinistra non vive se non ha l'ossigeno del pensiero critico, se non cresce un contesto di dibattito, di cultura, di vivacità, se i giovani non fanno le domande, se siamo tutti rassegnati, non può crescere la sinistra. Muore, muore di media, come è morta in parte in questi anni, perché il berlusconismo ci ha attraversati, ci ha asfaltati, è entrato dentro i territori della sinistra e ha ridotto la contesa politica a una competizione tra individui, a un fatto di elettoralismo o di personalismo. Ma oggi quel ciclo forse sta finendo, altrimenti non mi spiegherei il successo di questo Papa, che ha a che fare proprio col fatto che forse la lunga epoca dell'individualismo proprietario e predatorio forse ha dato, diciamo, tutti i suoi frutti avvelenati, e forse si può concludere. Abbiamo bisogno di tradurre politicamente la forza del vocabolario che la Chiesa oggi mette in campo, riuscendo a esercitare un magistero morale, mentre la sinistra talvolta
appare prigioniera di un vocabolario antico che non interpreta la disperazione e non la speranza. Allora ecco, la sinistra deve ritrovare il suo popolo, ma deve farlo come ci hanno insegnato a fare, appunto, io per quello parlavo degli antenati, no? La favola o la storia dell'abbecedario che abbiamo raccontato in lungo e in largo, di quell'abbecedario comperato con mezza lira che era la paga di una giornata di lavoro da un bambino adolescente bracciante nelle campagne di Cerignola, la storia di quell'abbecedario che aveva comperato il bambino Peppino di Vittorio aveva a che fare molto con questa idea che il suo processo di liberazione è direttamente proporzionale al numero di parole che apprendi, alla capacità di metterle in relazione le une con le altre. Ecco, questo intendo dire. Ma io credo che la lista Tsipras ha di fronte a sé un obiettivo che è alla sua portata. Io credo che noi abbiamo bisogno oggi, dopo una fase molto complicata di amalgama, di organizzazione, di raccolta delle firme, caro Luca, voglio vedere che cosa significa raccogliere 220-230 mila firme sostanzialmente in poche settimane. E quanti erano capaci di scommettere un soldo bucato sul fatto che avremmo raccolto le firme in Valle d'Aosta? Sento la responsabilità, no? Di aver detto ai miei compagni e alle mie compagne: c'è un simbolo che è il nostro, ce lo siamo guadagnati, sapete? Sinistra, Ecologia e Libertà, e lo dico a Barbara, è un partito che l'opposizione la fa, anche se non si arrampica sui tetti di Montecitorio, l'opposizione la fa tutti i giorni con grande competenza. È un partito che è nato, diciamo, da tante sconfitte, ha fatto una lunga traversata, ha provato a cimentarsi molto più che con i voti, con le parole, per imparare un vocabolario che ci consentisse di decifrare il mondo nuovo che era di fronte a noi. Per noi la questione di genere, la questione della contraddizione uomo-donna ha veramente attraversato e arricchito la nostra formazione. Per quello ci fa un po' rabbia vedere che la questione di genere viene ridotta a una specie di maquillage che si fa nelle nomine giusto per stupire. È un modo riduttivo di affrontare un problema che è tutto aperto e che non chiede qualche mossa furbesca, ma chiede una rivoluzione culturale profonda. Per noi l'idea che la conversione ecologica non è il discorso della domenica, ma è il nome con cui noi dobbiamo provare a immaginare per intero un nuovo modello di sviluppo. Non fare quella cosa strepitosa che consiste nell'aggiungere all'industria dell'inquinamento l'industria del disinquinamento, che magari ha la stessa, allo stesso azionista, ma provare a immaginare che l'ambiente non è un vincolo, ma è il contenuto di un modello alternativo di sviluppo. È stato una fatica, abbiamo dovuto cambiare o aggiungere ritratti, abbiamo preso un profeta dopo Cilemite meraviglioso come Alex Langer e lo abbiamo messo accanto ai ritratti di Antonio Gramsci e dei nostri, diciamo, punti di riferimento più importanti. Era una provocazione su di noi perché volevamo cambiare, e il nostro congresso ha letto le parole del vostro appello, ha letto le parole di Alexis Tsipras con una partecipazione emotiva, perché ci si chiedeva di non mettere il simbolo alle elezioni europee. Badate, per un partito appena nato, per un partito che per 6 anni ha attraversato il deserto,
senza una lira, senza mezzi, avendo soltanto la voglia di non essere né collocati nel riformismo senza anima, né collocati nel radicalismo senza politica, ma di provare a costruire una sinistra che mettesse insieme il meglio del riformismo e il meglio del radicalismo per provare a ricostruire la presenza, l'azione. Abbiamo fatto così, sbagliando, ma ci abbiamo provato, e ora siamo in campo per prendere il risultato. Ce la possiamo fare, ecco questo, ce la faremo. Le domande così al prossimo giro di Gigi Mazzurro. No, volevo solo aggiungere una cosa su, su Schulz. Sono d'accordo che non è caduto a una prospettiva di una rinascita europea o di una sinistra europea. Infatti quello che avevo detto prima è che in campagna elettorale la socialdemocrazia tedesca aveva detto delle cose molto avanzate, si era molto spinta, e nella grande coalizione che ha perso l'anima, e quindi per evitare questo passaggio in cui si perde l'anima bisogna che attorno alla socialdemocrazia e al gruppo socialista nel Parlamento europeo ci siano altri gruppi forti, e tra questi ci mette il nostro, ci mette i Verdi, ci mette anche i liberali sono molto più diversi del gruppo socialista, e questo volevo dire su Schulz. E ho dimenticato di rispondere alla domanda che mi hai fatto sui professori. Ecco, quando io ho sentito la signora Boschi dei professori, mi ho detto che in fondo gli unici populisti, perché i populisti degli anni 50 in Francia, che erano quelli guidati da Pujol, il centro della loro battaglia era contro gli intellettuali. E allora, sentendola, mi è sembrata il massimo, il distillato assoluto del populismo, rispetto al quale Beppe Grillo è un super intellettuale. E mi sono abbastanza spaventata, perché questo era un ministro abbastanza importante, ho l'impressione, nel governo. E poi quando sento le stesse parole che dice lei, che dice anche il Presidente del Consiglio, mi spavento ancora di più, perché vuol dire che veramente abbiamo appoggiato al governo. E quando questi signori parlano di populismo, per favore, è per quello che dico stiamo attenti con questa parola, perché i primi sono lì. Ma cosa pensi di quegli 80 euro? È la proposta più forte e reale della campagna elettorale degli europei, ed è in realtà una misura economica che riguarda l'Italia. È una misura che invidi, che avresti fatto magari in una maniera diversa, sei scettico sulle coperture, che cosa pensi? Noi, anche per non essere iscritti d'ufficio nel partito dei rosiconi, abbiamo subito detto bene, tutto quello che ha il profumo della riparazione sociale nei confronti di settori parziali, ma di settori importanti che hanno subito gli effetti dell'austerity, va bene. Il settore del pubblico impiego, che ha, diciamo così, il contratto congelato da troppi anni, che non vede crescere le proprie retribuzioni, parzialmente con questi 80 euro respira. Non si capisce perché questa misura, diciamo,
diciamo, abbia una destinazione parziale, perché la riparazione sociale non può escludere i più penalizzati tra i soggetti penalizzati, che sono i pensionati, che sono veramente oggi in una condizione di sofferenza insopportabile. E poi, per cortesia, non chiamatela però, come era ieri nella puntata sul partecipato di Ballarò, il titolo era Misure contro la povertà, perché i 10, diciamo, centrimenti sono ancora un pochino più avanti, dicono 8, stiamo arrivando a 10, ma diciamo 8 milioni di poveri non avranno nessun rapporto con quegli 80 euro. E la povertà è un tema rilevante, perché in un'Europa in cui ci sono 125 milioni di cittadini europei a rischio povertà, 25 milioni di bambini a rischio povertà, in un'Italia che conta un milione di bambini che sono censiti sotto la soglia della povertà, la povertà torna come il cuore pulsante della questione sociale. Sapete, si è spostato, diciamo, l'asse della questione sociale, che non è più legato, diciamo così, all'implementazione dei livelli di reddito, a una diversa organizzazione del salario e del lavoro e del tempo di lavoro, ma torna il tema ottocentesco della povertà. Nel DEF del ministro, del presidente Consiglio Renzi, non c'è un rigo che riguardi la lotta alla povertà. Gli 80 euro hanno in tutta evidenza, diciamo, un problema di copertura, perché il rischio, lo dico perché avendo sempre partecipato alla puntata di Ballarò, sono stato istruito dalle parole del ministro della Sanità Lorenzini e quindi non ho capito nulla. Effettivamente non, se avevo qualche sospetto che non ci fossero le coperture, tendo ad immaginare qualche certezza sul fatto che non ci siano e che le coperture possano, diciamo, danzare attorno a quel feticcio del dibattito pubblico che è la spesa pubblica. Per cui attenzione, ma io voglio capire, 2015, 17 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica, che settori, che comparti colpiranno? Perché l'idea che in una tasca gli metti 80 euro diminuiti di 20 o 30 euro per le ragioni che sono state spiegate ieri, quindi in realtà 40-50 euro, e che dall'altra tasca, sotto forma di riduzione del welfare, di riduzione del trasporto pubblico locale, di riduzione dei servizi sanitari e quindi di mercificazione, di privatizzazione sostanziale di ciò che oggi appartiene alla sfera dei diritti universalistici dei cittadini, è un rischio molto serio. Ma io credo che l'operazione, diciamo sia così ambigua perché prova a tenere in vita una subordinazione alle tecnocrazie europee che impedisce di immaginare una svolta politica. Caro Renzi, la svolta c'è se metti in discussione l'aritmetica dei tecnocrati europei, se riconsideri con attenzione la follia del fiscal compact, in un'Europa in cui, diciamo così, l'idea di una unificazione fiscale, di una integrazione fiscale è guadagnata attraverso la disintegrazione di interi corpi intermedi della società. È un'idea pericolosa. Se tu non metti in discussione quella benedetta norma di rango costituzionale che è il pareggio di bilancio, su cui oggi non c'è una sola persona che io conosca nella vita pubblica disposta a fare un discorso di difesa, non si trovano, come non trovate un solo democratico disposto a difendere la riforma Fornero, chissà chi l'ha votata, non trovate nessuno disposto a difendere.
Renzi giri attorno al problema. L'Europa dell'austerity impedisce, inibisce la possibilità di fare una cosa elementare. Te lo spiego ancora, siccome il discorso sul lavoro è un discorso truffaldino, visto che la riforma che propone Renzi è semplicemente ad oggi il perfezionamento del processo di precarizzazione del mercato del lavoro, di questo si tratta, perché sapete, se il contratto a termine è rinnovabile 8 volte nell'arco di 36 mesi e se l'apprendista non apprende perché fa il lavoro con il reddito, con il salario molto decurtato e senza più l'obbligo formativo, stiamo parlando davvero di un processo di assoluto perfezionamento di quel progetto di precarizzazione del mercato del lavoro. Ma il lavoro è quello che dovrebbe venire dai cantieri. Faccio un esempio: ci sono in questo momento 50 miliardi di euro congelati, ci sono e non possono essere spesi. Vedo qui amministratori importanti che sanno come stanno queste cose. Per i vincoli del patto di stabilità non possono essere spesi. Vedi, Luca, la mia esperienza concreta, io queste cose le ho raccontate a Renzi, le ho raccontate a Letta, le ho raccontate a Napolitano. Ho detto: che cosa devo pensare quando ho di fronte a me un imprenditore che ha vinto un bando, che ha vinto un appalto, appalto che non è contestato, ha cominciato un'opera, gli abbiamo pagato il primo stato di avanzamento, continua a fare l'opera e a un certo punto viene a bussare alla mia porta perché mi dice: mi paghi il secondo stato di avanzamento? E io, che ho tanti soldi, ho 3 miliardi di liquidità nelle cassaforti della regione, gli devo dire: non posso pagarti perché, pur avendo i soldi, cioè i vincoli del patto di stabilità. E lui mi dirà: ma io che faccio? Fallisco, poi magari mi sparo, licenzio i 40 operai. Vuoi sapere qual è il colmo dei colmi? È che quell'opera che stava costruendo magari era proprio necessaria, mettiamo, un'opera di presidio ambientale. Succede che lui non ha i soldi e fallisce, le sue maestranze vengono tutte buttate per strada, poi improvvisamente c'è una precipitazione alluvionale e in quel cantiere si determina un mezzo disastro. Devo chiamare la ragioneria della regione, devo reperire risorse di somma urgenza per andare a rattoppare il danno e poi devo aspettare l'epoca in cui mi svincolano dal patto di stabilità per riconsiderare il prezzo dell'opera e ritrovare da capo, magari con un bando, l'impresa che la fa. Quanto costa il patto di stabilità alle casse degli italiani? Quanto costa in termini di razionalità economica? Loro mi devono spiegare il lavoro, questa grande questione. Io vengo dal profondo sud. Un giovane ogni due non ha lavoro, non ha prospettive di lavoro, non ha la speranza di avere il lavoro. Come sgorda il lavoro? Io mi sono ingegnato, ho costruito in settori innovativi cose che non c'erano, che danno molti posti di lavoro. L'aerospazio, la meccatronica. Ma ho bisogno, io vorrei correre per aprire cantieri utili. Per esempio quelli contro il dissesto idrogeologico, quelli per le bonifiche, sono bloccati. Guido un'automobile importante con il freno a mano, con il freno tirato. Ecco, credo mi rispondessero: il lavoro come viene fuori? Ammesso che vadano bene le regole di precarizzazione, che invece sono una vergogna, e ora dirò perché, ma come sgorga il lavoro? Se tu cambi le regole, perché dovrebbe nascere più lavoro? Più lavoro dovrebbe nascere se, per esempio, mandi prima la gente in pensione, se la finisci col blocco del turnover per la pubblica amministrazione, se fai entrare i giovani nell'ospedale e fai vendere i medici, se fai entrare i giovani nelle pubbliche amministrazioni. Ma io come faccio a frenare la mia macchina se non arrivano i giovani, quelli che sanno
le lingue, che navigano in internet, che conoscono il diritto comunitario, come fai a essere una macchina moderna quando c'è il blocco generazionale? Hai un danno drammatico su tutte le persone. E poi, una cosa, ma come è possibile essere contemporaneamente il paese che ha il più alto, la più alta percentuale di ore di lavoro per lavoratore e la più bassa produttività? Vedete, la precarietà non è soltanto un danno ai diritti soggettivi delle persone. E uno dice, venite voi a fare i lavoratori precari, non più quei soloni, quelli che stavano anche ieri a Ballarò, che uscite da 4 milioni di euro, non venite voi, i vostri figli sono precari, qualcuno, cioè venite voi a provare, ma non è soltanto una lesione ai diritti soggettivi, no? Io ho 5 nipoti e ci parlo con loro, capite che significa avere 20 anni, 22 anni, 23 anni e vivere in un contesto in cui il lavoro e l'attività del saltimbanco e la ricerca continua e vivere sulla porta girevole continuamente. Ma la precarietà è anche un danno all'economia, perché il lavoro povero non ci serve, ci serve un lavoro ricco di contenuti, un lavoro che può crescere se è un lavoro che dà certezza e se è un lavoro continuamente formato. Per questo la battaglia contro la precarietà è una battaglia non solo nel nome di un'idea del lavoro che non emerge e del rispetto della dignità delle persone, ma è anche una battaglia per lo sviluppo vero della nostra economia. Ieri avevo ospite una persona, secondo me, straordinaria, F. Ball. Lei si definisce il transessuale più famoso d'Europa perché non ha la modestia fra le sue doti. E a un certo punto la cosa che mi ha colpito è che l'ho sentita parlare una lingua molto politica. Cioè lei ha detto, io voglio pagare le tasse, ha anche spiegato che ha avuto un accertamento da redditometro, non ho contributi, non ho pensione, non ho nessun tipo di assistenza, guadagno molto, sono ricca, prendete i miei soldi e fateci gli asili. Ora, a parte la cosa meravigliosa che siccome Giovanni continua a fare le battute su come la devo chiamare, signora, signorina, donna, uomo, comunque lei non mi attrae, ci devo vedere 1,5 milioni di donne prima di essere attratta da lei. Devi vedere lui. Allora che il padre gli ha mostrato il seno con una certa eleganza ridendo e poi gli ha detto guardi sono le più belle che ha viste proprio per un calcolo statistico. Però a parte questa battuta, la domanda è, ecco, io pensavo che una come F. Baldore, dico un'eresia, e anche il suo modo tormentato di pensare voglio pagare gli asili da una che fa la prostituta, ecco, era una cosa che doveva stare un po' nel Tsipras. Ci voleva anche un po' di vita, un po' di sangue. E mi ha molto colpito invece negativamente che nello stesso servizio che mandavamo, io non lo sapevo, tante volte delle immagini del repertorio scappano, ho visto che lei è andata ai tavolini della Lega Nord a firmare i due referendum di Salvini, uno per abolire, penso che possiamo sottoscrivere pure noi, la legge Fornero, e l'altro, e qui però il tema su cui ti voglio interrogare perché mette in gioco tante cose, che sono nella complessità della storia della sinistra, cioè per cancellare la legge Merlin e legalizzare e liberalizzare la prostituzione. Come la pensi di questo? Ma è giovanissimo, non si è conta a noi come invece di andare al banchetto delle legge, perché mi sembra che è più, cioè, consona al pazzito che alla vita, e conoscendo un po' la vita, perché magari questi politici a lei piacciono molto, ma scoprirà presto che ci sono tante altre cose nella vita che non vanno bene per lei. Quindi io spero per tutti di stare, anzi se io lo vuoi far sapere io, noi siamo contentissimi di fare delle iniziative con lei, anche se ormai lei ha fissato con la Lega, ma insomma il futuro. No, ha solo firmato. Possiamo sempre sperare ancora. Ma questo mi fa pensare anche, non so se stiamo chiudendo
le discussioni, ma non vorrei che si pensasse che qui noi diciamo solo dei no, che qui diciamo soltanto ce la mettiamo, cioè è una geremia delle nostre proposte, ce ne sono un sacco nella nostra lista. C'è la proposta di una conferenza sul debito simile a quella che c'è stata nel dopoguerra e che abolì quasi tutti i debiti di guerra della Germania, quindi una conferenza sul debito che è in tutti i paesi oggi deficitari. C'è la promessa di il progetto di un reddito minimo per i giovani. C'è una messa in discussione eventualmente con il referendum abrogativo delle norme attuative del bilancio. Questo è un fatto importante perché il referendum è di noi, non è soltanto quello. E il pareggio di bilancio è difficile, bisogna stare molto attenti a fare le norme piuttosto che il pareggio, perché il pareggio di bilancio è ormai nella Costituzione, purtroppo. E questo significa che l'Italia è più realista del re, perché nessuno, la famosa burocrazia europea odiata da Renzi, aveva chiesto all'Italia di metterlo in Costituzione il pareggio di bilancio. Tanto che in Francia non è in Costituzione. Insomma, i progetti ci sono, c'è il Fiscal Compact, c'è un piano sul lavoro che è appunto il piano Marshall di cui parla Tsipras, di un grosso sforzo europeo di rilancio dell'occupazione, quindi ci sono molte proposte. Un'ultima cosa che vorrei dire, a me piacerebbe che Francesca lì venisse qui anche Curcio Maltese, che facesse la sua opinione su questo. Dell'informazione, io sono molto, mi domando, sono molto senza parole su questo, non capisco veramente questa sorta di ostracismo che c'è dei grandi giornali italiani mainstream su informazione. Come te lo spieghi? Non lo capisco, quindi vorrei avere il Curcio Maltese. Sono molto critici, secondo me in alcuni casi anche troppo, ma non è questa la questione, del Movimento 5 Stelle. Ebbene, la loro politica di oscurare completamente tutte le iniziative della lista Tsipras, la nascita, la raccolta delle firme, che era in realtà è stata una nostra campagna elettorale, è cominciata così, e le iniziative, silenzio, stampa, questo significa semplicemente dire che è giusto che l'unica opposizione alla grande coalizione che governa è Grillo. C'è qualcosa che non mi torna. Forse Curcio Maltese puoi dire qualcosa tu. Per non rispondere. No, secondo me è conformismo. La mia tesi è che siamo in un'atmosfera di conformismo abissale. Cioè la sola idea di aprire gli occhi, le orecchie, l'attenzione a qualcosa di nuovo, il conformista lo rifiuta. Bravo. Forse hai sentito le domande che facevo? Dunque, parlavo con Guido Viale, che vi saluta tutti, e voleva sapere come era andata, quindi mi sono sentato un attimo. Non so quale fosse, e poi sono stato. Va bene. Bravo.
tra le altre cose, oltre a essere nastro di sinistra, come se non bastasse. No, io tanto volevo dire che qui stiamo facendo una campagna elettorale molto provinciale, cioè non stiamo parlando dell'Europa, e questo è uno svantaggio. Io credo che la lista Tsipras sia una lista molto importante e sia il futuro della sinistra, ma non solo della sinistra, diciamo quella che si dice radicale, della sinistra e basta. Io sono profondamente convinto, io sono un elettore del PD, adesso prego scuso, ma allora sono profondamente convinto, sono stato. Nessuno è perfetto. No, l'ultima volta che dico la verità ho votato PD, ho fatto il voto di Giunta SEL perché volevo che fosse chiaro il messaggio che non facessero porcate, nel senso sono serenamente fregato. Del mio parere, come di tanti elettori del PD che la pensano come noi, come di tanti elettori dei partiti socialisti europei che la pensano esattamente come noi, quello che sta accadendo in Europa, che stanno fallendo le politiche liberiste, e la sinistra viene chiamata, coinvolta a governarle in questo disastro, con dei prezzi enormi. Stanno pagando prezzi enormi, l'SPD è a minimi storici, ha perso la metà del voto operaio, i socialisti francesi, è inutile che ve lo dica, il glorioso PASOK si sta estinguendo. In Italia le cose sono diverse, anche perché abbiamo, cioè, un paese diventato autarchico, Berlusconi, dove non si fa, in questo paese la stampa e la televisione ha dato pochissimo spazio alla firma del Fiscal Compact, che è una roba che impegna per 50 miliardi, è più grande per 50 miliardi all'anno per 20 anni questo paese, è il più grande impegno finanziario che l'Italia ha preso dall'Unità d'Italia ed è stato liquidato, perché se si alza uno e fa un urlo tra i vari guitti che popolano la scena, se ne discute per 3 giorni, oppure discutiamo della vendita, si discute di abolire il Senato, adesso al di là del merito, che c'è da un po' di tempo, per risparmiare credo 100 milioni che servono a comprare un fanalino di un F-35, grosso modo. L'Italia è un paese dove questo, diciamo, connubio tra informazione autarchica così e ceto politico autarchico ci procura dei contrattempi. Diciamo, noi abbiamo avuto il reganismo con 20 anni di ritardo, Berlusconi, adesso c'è il miserismo, cioè noi stiamo andando a prendere quella che si chiamava una volta nella spazzatura della storia. Tra l'altro qualcuno dovrebbe spiegare a Renzi che Blair ha incrociato il più alto periodo di crescita della Gran Bretagna dopo guerra, mentre probabilmente la situazione non è altrettanto brillante in Italia. Non bastasse, abbiamo anche Coluche con 25 anni di ritardo, cioè c'è qualcosa che non funziona nella... Se questo è il rinnovamento, diciamo, della politica italiana, non siamo messi bene. Il rinnovamento è Tsipras, il rinnovamento è Tsipras in tutta Europa ed è il futuro, e io sono sicuro che i compagni, come si diceva una volta, dei socialdemocratici, socialisti, i compagni del PD arriveranno a queste conclusioni a cui è arrivato Alexis Tsipras, perché non c'è un'altra possibilità, e non è possibile che in una situazione di crisi, di impoverimento, di attacco sistematico ai lavoratori, in cui i lavoratori sono chiamati a fare sacrifici per salvare le banche, non è possibile che questa rappresentanza sia lasciata al populismo di destra. Io soffro vedendo il voto delle periferie di Parigi date a Le Pen, il voto delle zone industriali tedesche che vanno ai gruppi neonazisti. Soffro, ma capisco che non c'è rappresentanza, non si sentono più rappresentati da una sinistra che non fa il proprio mestiere. Noi abbiamo semplicemente questa volta che deve fare avanti e bel lavoro. Grazie. Ma io voglio conclusivamente tornare su una questione molto particolare che ha posto Luca, perché mi dà l'occasione di fare una riflessione più generale. Luca ha chiesto
se non fosse giunto il tempo di riconsiderare la legge Merlin, perché c'è un dibattito su questo. Io credo che noi questo dibattito lo dobbiamo fare, perché quella legge ha avuto un grande significato, perché il bordello era una istituzione della società, serviva a tenere in piedi, diciamo, la famiglia nelle sue forme tradizionali, era uno strumento dell'esercizio dell'oppressione dell'uomo nei confronti della donna, era la legalizzazione di rapporti, diciamo, tra i sessi. E quindi la fine del bordello e della prostituzione di Stato è stata effettivamente un punto importante, una conquista. Credo che sia cambiato tutto, sia cambiata la morfologia, la natura dei rapporti tra i sessi, si è cambiata la famiglia, la sua struttura, e c'è quindi un dibattito che io penso che dobbiamo fare. E perché lo dobbiamo fare? Perché il tema dei diritti, parlo non dei diritti sociali, parlo dei diritti individuali, dei diritti delle singole persone, dei diritti di libertà, dei diritti civili, che la sinistra tradizionalmente, la sinistra storica ha tradizionalmente consegnato, diciamo, a un atteggiamento dilatorio, ha rinviato. Prima c'è la trasformazione della struttura sociale, poi ci occuperemo della sovrastruttura. Ecco, quei diritti abbiamo imparato che sono strettamente, diciamo, connessi, i diritti individuali e i diritti sociali camminano e avanzano insieme. Ma i diritti individuali sono, come ci ha spiegato molto bene un professorone come Stefano Rodotà, sono indispensabili da esercitare, soprattutto in tempi di crisi. L'idea che non si debba affrontare questa dimensione dei problemi delle persone, perché abbiamo questioni più ciclopiche sulle nostre spalle, abbiamo l'esplosione del disagio sociale, quindi non c'è il tempo di occuparci di questo, di mettere queste cose nella nostra agenda, e parlo di una quantità, di una varietà di diritti che attraversano la vita di una moltitudine di persone. Noi dobbiamo immaginare che proprio la crisi chiede l'esercizio pieno dei diritti di cittadinanza, perché sono una specie di scudo protettivo. Io credo che noi abbiamo il dovere di tenere insieme queste due partite. Tra l'altro, c'è un'Europa che consideriamo civile proprio quando si evolve dal punto di vista dei diritti di libertà, quando è capace di essere pienamente erede della rivoluzione francese, della sua ispirazione, della sua illuminazione proprio dell'individuo, delle sue prerogative, dei suoi diritti. Ecco, io credo che anche su questo dobbiamo esercitare molto la non solo il nostro pensiero, ma le nostre pratiche politiche. Per il resto, ha ragione Curcio, la nostra possibilità è direttamente la nostra possibilità di incidere in questa campagna elettorale e di portare a casa un buon risultato è direttamente proporzionale alla capacità di trascinare dentro il palcoscenico della contesa pubblica l'Europa, ma non come un pretesto per polemiche di quarto ordine, ma l'Europa, la sua storia, la sua vicenda, questo meraviglioso e drammatico, illuminato e buio Novecento, l'Europa che ha cominciato il suo cammino novecentesco, diciamo, presentandosi come il deposito di straordinarie promesse di benessere, di emancipazione, e che invece ha trascinato poi la parte più evoluta, più industrializzata, dentro un buco nero assoluto, quale è stato l'organizzazione di massa dello sterminio. Ecco, io credo che noi dobbiamo portare l'Europa, e l'Europa di oggi, l'Europa poi dei nostri ragazzi,
l'Europa degli studenti, l'Europa dei voli low cost, l'Europa degli Erasmus, l'Europa della confidenza con le lingue, l'Europa della connessione, l'Europa dei diritti, e dobbiamo farlo cercando di spiegare una cosa fondamentale, che l'eguaglianza non è un reperto, diciamo, archeologico. La parola eguaglianza e il suo significato ha a che fare molto con la possibilità di dare linfa e forza a un nuovo progetto europeista. Io penso, anzi Curzio, mi sono permesso pure di scriverlo, un libro che sta per uscire, che forse noi dovevamo di più approfondire la terza parola della triade della rivoluzione francese, che è fraternità. In fondo a sinistra abbiamo vissuto teoricamente, culturalmente, una contesa tra libertà ed eguaglianza, libertà ed egalità, ci siamo scordati quella terza parola che non casualmente fu collocata dentro un'esperienza rivoluzionaria, la fraternità. Forse quella parola ci aiuta a capire perché la sinistra, quando ha scelto la libertà a scapito dell'eguaglianza, è finita a celebrare il mercato e il liberismo, e perché la sinistra, quando ha scelto l'eguaglianza a scapito della libertà, è finita nei pressi dei gulag. Forse quella parola ci aiuta. Voglio dire questo, amici, amiche, compagni e compagni che siete oggi qua all'inizio di questa campagna elettorale. Noi abbiamo bisogno di respirare, cioè di vivere la politica davvero come uno sguardo aperto e libero sul mondo, come una crescita delle nostre conoscenze, delle nostre relazioni, non come l'urlo incarognito di chi si affaccia dalle caverne e recinta il proprio territorio identitario e lancia una specie di scomunica sul resto del mondo. Abbiamo bisogno, per vincere, di ritrovare il fascino di un discorso universalistico, di un discorso cosmopolita, di presentarci come europei, perché l'Europa è il continente che ha saputo mettere insieme grandi eredità culturali che rivelavano il fatto che gli individui dotati di dignità si chiamano persone, e che le persone sono anche individui. L'Europa che ci ha insegnato che non c'è una libertà che sia proprietaria di caste o di intellettuali, ma c'è una libertà se c'è un processo storico di liberazione da ciò che opprime, da ciò che condiziona la vita economica, cioè il rapporto tra la libertà e il lavoro è quello che abbiamo messo a fondamento dell'idea che la sinistra ha avuto e ha praticato della modernità, un'altra modernità. Oggi non è sufficiente dire lavoro e libertà, dobbiamo parlare dell'ambiente e dobbiamo parlare della differenza tra i generi, della differenza dei sessi, della ricchezza, cioè abbiamo questioni fondamentali, ma viva Dio, non dobbiamo viverle come se fossero un'incombenza burocratica. È il mondo nuovo che dobbiamo decifrare e frequentare, e vi chiedo, a noi, che rischi comporta questa attitudine a vivere la politica come una passione forte, ma una passione colta, come una voglia di conoscere il mondo per trasformarlo, appunto, perché non lo trasformi se non lo conosci. Questo è il punto, la differenza fondamentale con i populismi. La trasformazione del mondo è soltanto figlia della capacità di padroneggiare conoscitivamente, criticamente, i meccanismi che quel mondo lo presentano come se fosse un mondo naturale. La destra perché ha vinto? Ha vinto perché ha ridisegnato in maniera selvaggia i rapporti sociali e ha presentato un mondo feroce come se fosse di provenienza divina o come se fosse una storia naturale del mondo. E noi abbiamo perso perché ci siamo tolti dalle orbite
gli occhi della critica e abbiamo smesso di dire: questo non è un mondo naturale e non l'ha voluto Dio così il mondo, ma è un mondo che è stato fabbricato da rapporti di dominio, e il segreto e la forza di quei rapporti di dominio è in quel condizionamento culturale che presenta il mondo che ci imprigiona come se fosse il migliore dei mondi possibili. Per questo noi abbiamo bisogno di arricchire la nostra battaglia di pensiero, di forza intellettuale, e io credo che con il respiro lungo che ci hanno insegnato le madri e i padri del movimento operaio, della sinistra, dei movimenti sociali, del movimento ambientalista, forse ce la faremo.